all'ascolto di Radio Giano Public History. Un viaggio memorabile, prima parte. Nel lontano agosto del 1993, quando non esistevano cellulari e ancora andavamo con il fax, mi trovavo nel Tibet e precisamente nella località di Shekhar o Shekhar, come viene chiamata da loro, alla guida di un gruppo di viaggiatori. E questa località è un villaggio nella prefettura di Tingri, nel Tibet cinese, e un villaggio senza particolari attrattive, ma è situato a un centinaio di chilometri dal campo base del Monte Everest, dal lato tibetano. E quindi è sempre prevista una sosta in questo villaggio per poter prendere un camion che poi ti porta al campo base dell'Everest, che si chiama Rombuk. Quella mattina dovevo accompagnare i partecipanti di questo viaggio, dovevo recarmi quindi insieme a loro in questo campo base dell'Everest, ma un problema intestinale mi aveva bloccato in albergo e quindi i viaggiatori, i miei amici accompagnatori, partirono con questo camion la mattina ed io rimasi in albergo. Ero un po' annoiato e quindi dopo un po' decisi di farmi una passeggiata in questo paese con strade sterrate, casette basse, tutte dipinte di bianco, ma a un certo punto la mia attenzione fu attirata da un edificio molto grande con un muro di cinta e due bastioni abbastanza imponenti. Sembrava quasi un castello. Mi incuriosì il fatto che non avesse un cancello e quindi entrai all'interno di questo edificio per cercare di capire cosa fosse. Avevo appena fatto pochi passi all'interno di questo edificio quando mi trovai di fronte un mastino tibetano. Mastino tibetano è un cane da guardia simile al nostro molosso napoletano, un animale veramente feroce che mi guardava a poca distanza, mi guardava minacciosamente. Mi guardava e si avvicinava lentamente, senza abbaiare, ma silenziosamente, e questo lo rendeva ancor più minaccioso. E qui mi ricordai il famoso proverbio «can che abbaia non morde», mentre invece il cane che ti guarda e non dice e non abbaia è veramente pericoloso perché ha intenzione di attaccarti. A quel punto ero da solo, non avevo assolutamente nulla per potermi difendere e quindi cominciai ad arretrare verso il portone senza dare segni di paura, o almeno apparentemente così speravo. Mi allontanavo piano piano all'indietro, ma il cane altrettanto lentamente continuava e inesorabilmente la sua marcia verso di me. A un certo punto
presi da terra un mucchietto di polvere con un po' di sassolini e cercai, lanciandoli, di difendermi o comunque di distrarlo. A quel punto la situazione era veramente tragica e avvertii la assoluta sensazione di pericolo e, preso dal panico, a quel punto feci una rapida piroetta e cercai di scattare più velocemente possibile allontanandomi. Il cane fu molto più rapido di me e in un battibaleno sentii le sue zanne, i suoi denti chiudersi sopra il mio polpaccio sinistro. Fortunatamente non strappò, ma si limitò soltanto a mordermi, e quindi mi ritrovai, correndo in albergo, mi ritrovai due buchi sul polpaccio come due pallottole, come buchi di due pallottole. Mi sono medicato alla bella e meglio, avevo un piccolo kit di pronto soccorso e quindi la mia preoccupazione non era per la ferita, ma era per la possibile infezione che mi poteva venire dal morso del cane, poiché in India, Nepal e Tibet è molto diffusa la rabbia, soprattutto nei cani che sono vagabondi, e quindi ero veramente preoccupato, anzi ero veramente spaventato. Nel pomeriggio tardi rientrarono gli altri partecipanti del viaggio con l'interprete, e a quel punto feci una rapida indagine con l'interprete per cercare di capire di chi fosse quel cane, se fosse un cane vagabondo oppure un cane posto a difesa di qualche proprietà, e scoprì che si trattava del cane da guardia di una banca. Tuttavia i timori per l'infezione sussistevano, e quindi quando raccontai questa disavventura ai partecipanti del viaggio, li informai che dovevo assolutamente cercare di vaccinarmi. E quindi ci recammo con l'interprete, ci recammo nel posto di polizia del paese. Il posto di polizia era uno squallido locale da cui un poliziotto cinese piuttosto pigro e poco incline ad aiutare tentò di telefonare all'ASA, quindi al suo posto principale di l'ASA, per sapere se ci fosse disponibile un vaccino. L'ASA ormai era troppo lontana, era diverse centinaia di chilometri, ma in quel momento poteva essere l'unica soluzione disponibile. È inutile dire che la linea telefonica era interrotta o comunque non si riuscì ad avere alcuna informazione. Tornato in albergo ancora più sconfortato, cominciai a cercare qualcuno che potesse portarmi quella sera stessa, attraversando poi la frontiera nepalese tra Cina, da Tibet e Nepal, potesse accompagnarmi in
rapidamente a Kathmandu. Non c'era disponibilità di nulla, c'era soltanto un jeep condotta da un nepalese che stava tornando verso quella destinazione. Cercai disperatamente di ottenere un passaggio da quest'uomo, offrendogli cifre inaudite a livello di $200, cifre che per loro rappresentavano quasi un anno, forse un anno di guadagno. Tuttavia il tizio era totalmente ubriaco e incapace di qualsiasi attività, diciamo. E quindi mi trovai a riflettere sul valore della vita umana, che della mia vita in quel momento, nelle mani di un ubriaco che assolutamente stava vivendo una sua dimensione perduta nell'alcol. Fallito il tentativo di intraprendere il viaggio di notte, misi al corrente i partecipanti dell'unica alternativa che avevamo, ovvero partire tutti insieme, anche perché il visto era collettivo e quindi bisognava attraversare la frontiera tutti insieme, di partire molto presto la mattina dopo, cercando di raggiungere Kodari, la frontiera con il Nepal, attraverso quella che veniva chiamata autostrada, pomposamente autostrada Lhasa Kathmandu, ma che in realtà era una strada asfaltata molto stretta che a un certo punto si interrompeva perché passavamo da una situazione di altopiano di 4.000 metri, dovevamo scendere rapidissimamente nel giro di pochi chilometri a quote molto più basse in una stretta gola di un fiume e quindi all'incirca alla quota di 1.500-2.000 metri attraverso una strada assolutamente impercorribile dagli automezzi. Ogni tentativo di poter passare con un bus, un minibus, quale quello che avevamo, era assolutamente impossibile. La strada scavata a fianco delle montagne, in una situazione di clima terribile, nebbioso, piovoso, era interrotta da frane e da torrenti d'acqua che si riversavano a fondo valle, causati dallo scioglimento o dei ghiacciai. E quindi ci trovammo a scavalcare queste frane fangose, pietrose, veramente un percorso difficilissimo. Tuttavia era un percorso che riuscimmo a fare abbastanza velocemente perché avevamo accumulato una riserva di ossigeno, tra virgolette, o di emoglobina, avevamo prodotto molta emoglobina data la carenza di ossigeno nel Tibet e quindi paradossalmente scendendo a quote più basse eravamo sempre più diciamo energetici. Io con la mia fasciatura scavalcando queste frane mi chiedevo cosa sarebbe successo, come avrei potuto risolvere il problema rapidamente, il problema, e se avessimo potuto trovare un mezzo rapido al di là della frontiera nepalese. Ma fu proprio al lasciare la dogana cinese che ci fu il primo intoppo, perché la guardia di frontiera notò una discrepanza tra il nome riportato nel passaporto di una partecipante e la lista. Quindi invece di riportare il nome di Maria veniva riportato Mario, quindi
questo banale errore cominciò a diventare una questione di Stato, in quanto non volevano lasciarci passare. A questo punto, come avviene spesso in questi casi, ci voleva un'arma di riserva. L'arma di riserva fu una banconota da $50 che misi nel passaporto della partecipante, e a quel punto improvvisamente si aprirono le porte della frontiera e con grande sollievo riuscimmo a passare la frontiera cinese. E c'è in quel punto un ponte che si chiama il Ponte dell'Amicizia, che fu costruito molti anni fa per sancire l'amicizia tra i due paesi, Nepal e Tibet, un ponte che attraversa questa gola e ci porta dall'altra parte alla frontiera nepalese. Frontiera nepalese che era una poco più che una baracca con quattro nepalesi anche lì molto poco inclini ad aiutare, ma comunque riuscimmo a far vedere i nostri passaporti, il visto, e quindi ci trovammo di fronte a una situazione paradossale. Per poter tornare verso Kathmandu non c'erano che poche scelte, e tutti i viaggiatori e anche i locali che dovevano recarsi verso l'interno stavano assalendo praticamente i pochi mezzi disponibili. Riuscimmo a trovare un camion e salimmo su questo camion letteralmente a cassone con la speranza di poter arrivare presto ad una successiva stazione o un successivo villaggio per poter prendere una corriera o ad affittare un minibus. E quindi eravamo insieme a gruppi di locali attaccati in piedi, attaccati al telaio sopra in alto del camion, e quindi partimmo a tutta birra verso quest'altro successivo villaggio. Naturalmente il percorso era un percorso di montagna, quindi potete immaginare con quale terrore ogni tanto cercavo di sbirciare giù attraverso le fessure del telo di questo camion il paesaggio sottostante, ma ci rinunciai ben presto perché era veramente terrorizzante. E qui mi fermo nella prima parte di questo racconto, che vedrà degli esiti molto, molto avventurosi e anche molto interessanti nella seconda parte. E con questo saluto gli ascoltatori di Radio Giano, dandovi appuntamento per la seconda parte di questo racconto.
vero, reale. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Radio Giano Public History ci puoi trovare su Spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it.